Ciao amici e bentornati su Survival Hacking, il canale YouTube nato dall'omonimo podcast di cui troverete il link in descrizione. Sempre in descrizione vi ricordo che ci sono sempre tutte le informazioni riguardo tutti gli oggetti e le cose che vedete nel video. Magari se realizzo un aggeggio troverete in descrizione dove trovare questo aggeggio, piuttosto che tanti altri link interessanti dove poter trovare gli attrezzi che appunto vedete sempre mentre armeggio. Bene, oggi parliamo di un oggetto fondamentalmente richiesto da un ascoltatore che giustamente andava preso in considerazione. Ma subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare anche sulla campanella per ricevere le notifiche sui nuovi episodi. E se il video vi piace o vi è piaciuto, mettete un like e condividete il video. Mi raccomando, il like. Bene, velocemente, un ascoltatore che ha visto diversi episodi ha notato che quando saldo io faccio la solita fumera dato da appunto il saldatore che produce questi fumi che sicuramente non sono fumi, come dire, salutari o buoni da... Poi magari chi lavora molto in questo settore è anche un po', come dire, assuefatto all'odore, all'aroma dello stagno che si fonde e del frussante che c'è dentro all'interno delle anime dello stagno. Ma a parte questo dettaglio, come i benzinai magari piace sentire l'odore del carburante quando fanno rifornimento. Comunque sia, non è sicuramente una cosa salutare. E difatti lui ha detto, ma come, non hai un aspiratore per eccetera eccetera? E io ho detto, no, in effetti non ho un aspiratore. Dove lavoro tutti gli operatori che utilizzano saldatori eccetera ce l'hanno questo aspiratore. Io in effetti non ci ho mai pensato, anche perché obiettivamente qua in casa saldo molto poco, se non appunto adesso che faccio questi video dove magari armeggio un po' di più col saldatore in questo periodo. E allora mi sono messo alla ricerca e ho trovato un progetto su Thingiverse di una cosa che poteva andare abbastanza bene, aveva bisogno di fare un po' di modifiche, e così l'ho preso e l'ho modificato. E ho realizzato questo oggetto con la stampa 3D, questo che vedete qui, modificato. L'oggetto era previsto solo per avere il posto per la ventola e far da aspiratore. Io ci ho aggiunto anche un piccolo contenitorino dove mettere dentro un regolatore di velocità per poter appunto regolarlo, perché sennò fa veramente tanto rumore. E uno se lo regola come meglio crede in base anche al fumo che fa. Adesso lo vediamo come si assembla. Volevo solo fare un appunto sul discorso che sto presentando spesso delle cose stampate in 3D, che voi direte, ma come faccio adesso a farmi sto coso se non ho la stampante? Sulla stampante 3D devo dire che anch'io all'inizio ero un po' titubante quando l'ho preso, ho detto, ma cosa me ne faccio? Avevo un'esigenza particolare in quel momento e l'avevo presa principalmente per risolvere quel problema. Dopodiché ho detto, poi vedremo cosa ci farò. E in effetti poi piano piano ho visto che in moltissime occasioni l'ho utilizzata, e come vedrete anche in questi video in tantissime occasioni la vedrete in circolazione, o meglio vedrete degli oggetti stampati che utilizzo per realizzare l'oggetto che poi vedrete magari. E devo dire che secondo me non dico che si stia ripagando, ma sicuramente mi sta dando delle soddisfazioni, quindi spero di farvi venire un po' voglia anche a voi di mettervi in casa. Non è neanche poi tanto grossa. Quella che ho preso io poi è estremamente silenziosa, per cui può andare anche di notte, non dà fastidio a nessuno. E il link è sempre in descrizione se volete prendere quella che ho preso io, che è la Artillery Genius. Costa poco più di 200 euro, ma va molto bene. È una stampante per materiale a filamento e io uso sempre PLA, che è un materiale quasi vegetale, quindi non è sembra plastica, ma in realtà è un materiale vegetale, acido polilattico mi pare che sia, e che quindi non è neanche poi così deleterio, insomma. Ma vedrete, dai, insomma, io intanto vi faccio vedere un po'. Bene, allora, cosa abbiamo? Il progetto prevedeva appunto questo oggetto dove fissare una ventola che io ho riciclato da qualche parte, non lo so, perché io riciclo tutte le ventole degli oggetti che poi vanno buttati via, e questa è una di quelle di riciclo, che si fissava qua, e quindi questo poi appoggiato qui sul tavolo aspirava e buttava fuori. In mezzo c'è la predisposizione per mettere un
un supporto che serve per poter poi applicare dentro un filtro a carbone attivo. Io ho comprato dei filtri che sono di questa dimensione, così costano 3 euro 3 di questi, ma si troverà anche di dimensione un po' più grossa per poter non fare i due pezzettini come ho fatto io, ma ormai ho preso quello e mi tengo quello. Quindi abbiamo il carbone attivo che fa da filtro, questo è lo slot che si infila dentro, ed ecco che qua abbiamo tutta la parete con il carbone. Questo starà dietro qui, aspira e rimane bloccato qua. Penso di averlo messo alla rovescia, ma fa niente. Sì, l'ho messo alla rovescia, ma poco importa. Adesso lo giriamo nel senso giusto. Il senso giusto sarebbe questo, dove qua ci sono le barrierine di supporto. Così è meglio. Perfetto. E qui c'è la ventola famosa. Io cosa ho aggiunto? Ho aggiunto una parte laterale qua con uno scatolino dove poter infilare dentro un piccolo regolatore di velocità che ho preso su Amazon a 2-3 euro, una roba del genere, che ha un potenziometro per la regolazione della velocità con interruttore, quindi vi consente anche di spegnerlo, accenderlo e regolare la velocità. Nel kit c'è anche una manopola e per cui è tutto completo. Allora, questo oggetto, per poter essere fissato all'interno di questo oggetto, se lo montiamo così come viene venduto, viene qua fuori a sbalzo. Avrei dovuto fare un contenitore molto più largo e non mi piaceva. Allora ho deciso di dissaldare il potenziometro in modo da poterlo, adesso io l'ho già dissaldato, lo tolgo, e qui questa è la schedina con il potenziometro scollegato, di mettere qua il potenziometro e poi di mettere la schedina qua, così ci sta senza bisogno di fare un contenitore troppo profondo. E poi c'è un tappo di chiusura, qui c'è il buco per far entrare il cavo della ventola, e poi c'è un buco per lo spinotto di alimentazione classico per poter alimentare il tutto con un 12 volt. Qua c'è anche stampato sopra 12 volt, magari non si vede, ma comunque già sempre sfruttando la stampante, qua c'è scritto Speed. Ecco, potevo metterci il logo di Survival Hacking, vabbè, ma non mi è venuto in mente, e quindi è tutto qua. Allora, per prima cosa, dal punto di vista elettrico c'è ben poco da fare. Dobbiamo solo collegare il potenziometro con dei fili al circuito e poi collegare un paio di fili a questo per collegarli poi al morsetto. Di conseguenza, io passerei alla realizzazione dei collegamenti dei fili, giusto per fare anche qualcosa di saldatura, e per questo momento senza aspiratore, prossimamente sì. L'altro giorno ho comprato questo kit di rocchetti di cavo, troppo bello, e adesso le ho preso di una misura sola, ma penso che ne prenderò di altre misure. Qua dentro ci sono tanti rocchettini di filo colorato con la loro scatoletta e con i buchini da dove farli uscire, così voi lo mettete qua comodo comodo, e se vi servono dei pezzettini di filo tirate. Io per esempio devo fare 3 fili per il potenziometro, scelgo questi 3 colori per esempio. Tra l'altro il cavo che ho preso in questo caso è siliconato, è morbidissimo, bellissimo. E poi 2 per l'interruttore di accensione, sceglierò il bianco e il nero. Nel kit di questi rocchetti di cavo c'è anche un po' di termoretraibile e un aggeggio per spelare i fili. Vediamo se funziona. Insomma, è un po' il trabicoletto, questo qua, per lo spellare i fini. Diciamo che più o meno fa una recisione e poi taglia. Il cavo è molto bello, non è il solito cavettino stupido. Adesso collegherò i fili dentro i fori qua e procedo alla saldatura. Ok, abbiamo attaccato i fili al circuito per poter poi collegare il potenziometro.
separiamo del termoretraibile. Allora, va saldato in questo modo, mettiamolo abbastanza vicino, tipo qua, per cui adesso taglierò i fili qui, li sbuccerò col tronchesino. Ed ecco posizionato il potenziometro in modo che ci possa stare dentro il contenitore senza troppe difficoltà, saldato con dei semplici fili. Ora con la pistola aria calda bene, ora passiamo alla saldatura invece del connettore di alimentazione con altri due fili, un pezzo di filo rosso e un pezzo di filo nero. Ora dobbiamo cercare dov'è il più e il meno su questo spinotto. Io sto utilizzando un alimentatore 12 volt riciclato da non so dove. Io ho tutti gli alimentatori degli oggetti che vanno in dismissione, li tengo sempre perché poi possono sempre essere utili, come in questo caso. Col multimetro che ho qua, ora vado a verificare su questi fili dov'è il più e il meno, cercando il 12 volt, eccolo qua, indica proprio 12 volt positivi senza il meno davanti, di conseguenza qua dove c'è il rosso è il più e qui dove c'è il nero è il meno, quindi il pin centrale è il più. Come quasi sempre è in tutti gli alimentatori, grosso modo, il più è sempre in mezzo. Quindi andiamo a saldare il filo rosso che mi ero preparato sul pin centrale, che è questo. Anche qua un pezzo di termoretraibile rosso e uno nero, visto che qua dentro questa confezione ce ne sono di tutti i colori, sono le cose carine. Lo mettiamo qua, questo bel tubetto, e ora con la nostra bella pistola d'aria calda allora questo deve andare poi fissato qua. Andiamo a fissarlo subito, così almeno abbiamo già più o meno idea delle lunghezze dei fili che avremo, di cui avremo bisogno. Fili taglierei diciamo circa qua, tanto sono molto flessibili, siliconati questi, che non avremo nessun problema poi a farli girare dentro. Di stagno per avere più solidità. Ok, e ora passiamo invece al fissaggio di questo gruppetto all'interno della scatoletta che abbiamo predisposto. Per fissare questo utilizzerei del semplice biadesivo, quindi ne taglio un pezzettino e lo metterò qua sotto. Cominciamo a fissare il potenziometro. Mettiamo in posizione centrale, lo mettiamo così, vediamo.
Monopolino. Collegherei i fili prima di attaccare il biadesivo, ma no, si riesce. Possiamo anche tranquillamente attaccarlo. Eccolo qua. Poi, power. Allora, il primo pin in basso qui è il power meno, per cui va messo il negativo dell'ingresso qui. Vabbè, il biadesivo si stacca. Adesso ci viene comodo, dopo lo riattacchiamo. Il pin dopo è il più. Quindi questo alla fine verrà in questo modo, come vedete. E poi ci sono i fili della ventola. Allora, la ventola è esterna, va messa nella direzione corretta, lo si vede dal disegnetto che c'è qua. Questo indica che il senso di rotazione è questo e l'aria va in questa direzione, qui dove c'è questa freccia dice che va di là. E noi dobbiamo metterlo appunto che l'aria vada in questo senso. Io fisserei la ventola subito, così ce l'abbiamo già al loro posto. Si fissa con le solite quattro viti per ventola che generalmente trovate attaccate alla ventola stessa quando la tirate via, da dove la tirate via. Se la comprate nuova, in genere dentro è sempre inclusa, sono sempre incluse le viti per il fissaggio. Se no sono quattro viti quelle delle ventole dei PC, niente di speciale, le trovate un po' dappertutto. Belle quattro vitine tengono ferma la ventola. Ed ecco la ventola piazzata al suo bel posto. Poi se riuscite a recuperare anche la griglia di protezione, magari ci potete anche mettere la griglia. Al momento io quella non ce l'avevo sotto mano. Io qua avevo preparato un buchino per far entrare il filo della ventola, che va qua, che va a finire poi su questi due altri morsetti che avanzano, dove più della ventola è qua e il meno ovviamente è l'ultimo che avanza. Perfetto. Io gli darei anche una provatina prima di chiudere tutto per vedere se va, perché se poi dopo c'è qualche problema lo vediamo subito. Attacchiamo qua veloce, giriamo, la ventola si accende. Si regola, funziona perfettamente, fa una bella aria, l'aria che esce è di qua, per cui è nel senso giusto, siamo a posto. Allora adesso dobbiamo fissare questo col biadesivo qua sotto, si tratta solo di riattaccarla dove era prima. Questo bisogna metterlo qua, il filo della ventola va bene così e poi si chiude la scatoletta con quattro viti. Ed ecco fatto. Allora, ecco l'oggetto praticamente ultimato. Mettiamo il filtro a carbone attivo, che poi ogni tanto va sostituito ovviamente. Si inserisce qua nella sua fessura, così. Io poi ho fatto una modifica rispetto alla stampa 3D originale, ho fatto tutta una serie di modifiche per evitare che questo si possa attirare verso l'esterno, perché ho messo queste paretine di protezione. E niente, adesso verifichiamo il funzionamento. Funziona perfettamente. Ora sposto un po' di cose solo per farvi vedere un po' meglio il tutto e come poterlo utilizzare, insomma solo un po' di ordine. Ecco qua il nostro bellissimo oggetto, che praticamente è stato realizzato da una ventola riciclata, un alimentatore anche lui riciclato,
un piccolo filtro a carboni attivi che si trova su Amazon a pochi euro, un regolatore di velocità che è questo, con una piccola modifica sul potenziometro per poter regolare la velocità della ventola, tutto con insomma poco meno di una decina di euro sono riuscito a ottenere questo filtro, che adesso vediamo se anche funziona, e più regolabile comodamente e si può spegnere e accendere. Ora verifichiamo il funzionamento. Non è neanche alla massima velocità. Se metto alla massima velocità, anche un bel tiraggio da una certa distanza. Come vedete entra il fumo, ma non esce perché viene filtrato dal filtro. La velocità non troppo elevata se si salda in prossimità. Funziona perfettamente. Obiettivo raggiunto. E sto vedendo anche adesso, ragazzi, è dentro da pochi minuti. Adesso non si è fissato bene. Ah, perché l'ho messo al contrario, che pollo, andava messo così il filtro. Comunque già guardate che qua è diventato bianco perché ha già fatto la sua azione filtrante. Il colore era nero così, qua è diventato bianchino, che era dove c'era il fumo. Ok, prima ho sbagliato a inserire dentro questo, l'ho messo alla rovescia. Vedete che è fatto con sotto una L e qua sopra c'è una specie di a fare per poterlo prendere, l'avevo messo girato al contrario, per cui in realtà va messo così in modo che quando voi lo infilate dentro si inserisce, ma quando lo tirate fuori il filtro vi viene appresso. Io ce l'ho tagliato in due perché ho recuperato solo questo in questo momento e non riesco a fare un unico pezzo. Se voi però prendete un filtro a carbone attivo un po' più grosso, riuscite solo in un unico pezzo a fare il rettangolino che vi serve. Però interessante è che già vedo che fa un'azione filtrante e pensarci col senno di poi tutte le volte che ho aspirato sto bellissimo chissà che cos'è questo fumo interessante, e pensare che tanti anni fa c'era anche dentro il piombo, per cui non era molto salutare. Invece adesso non sono più leghe allo stagno piombo e quindi quantomeno non c'è il piombo, però chissà che cosa c'è dentro, non ho idea, non voglio neanche saperlo. Detto questo, obiettivo raggiunto, vi ho fatto sicuramente venire voglia di mettere qualche euro lì per comprarvi la stampante 3D. Questo pezzo qua ha richiesto poche ore per la stampa e credo che quella occhio ha consumato pochissimo materiale. Come materia prima sarà costato un euro, butto lì una cifra proprio esagerata, ma secondo me anche meno. Per cui, insomma, secondo me se vi mettete in casa una stampante 3D tra contenitori particolari per i vostri oggetti, pezzi che vi si rompono da sostituire, tipo io ho rotto il portacuffie che ho qui dietro, si è rotto un pezzettino di plastica, me lo sono ristampato e l'ho messo a posto. Vedrete che troverete modo di utilizzarla, e come vedrete anche in alcuni miei episodi troverete molte occasioni in cui una stampa 3D ha risolto un bel problemino. E questo devo dire che non è neanche tanto male, ragazzi. Un prodotto che sicuramente commercialmente c'è e costerà anche magari non molto, non ho idea, però così
c'è la soddisfazione di esserselo realizzati con dei materiali anche magari di recupero, con anche una funzionalità che spesso non è inclusa in questo tipo di apparati già realizzati, cioè la velocità della ventola, che è sempre comoda perché comunque fa un rumore che potrebbe dar fastidio. Poi in particolar modo nel mio caso specifico, se registro dei video, il rumore della ventola sarà fastidioso, avrò bisogno di poterlo mettere a una velocità non troppo elevata in modo che non disturbi troppo il video, ma nello stesso tempo però mantenga una situazione di salute, che è importante anche quella. Per cui da ora in poi vedrete magari questo oggetto sul tavolo, ma non nei prossimi video, perché molti dei video che usciranno dopo di questo erano già stati registrati e questo non c'era. Infatti, se qua vedete, c'è anche l'indicatore degli iscritti che sta dicendo che sono 2560 iscritti. Perfetto. Magari altri video che vedrete dopo, c'è ancora quell'affare lì che indica un numero inferiore di iscritti, piuttosto che non c'è proprio. Quindi vuol dire che ancora non era stato realizzato questo oggetto, che è stato realizzato per celebrare i 1000 iscritti, pensate. Quindi, siccome ho registrato molti video e mi sono portato un po' avanti, spesso ci sono anche dei video che sono registrati molto tempo prima e ve li vedete però più avanti, come capiterà nei prossimi video che vedrete. Io direi che con questo oggetto oggi abbiamo fatto un bel lavoretto, che è utile per tutti noi che armeggiamo con materiali, insomma, non propriamente salutari. Bene amici, io direi che possiamo concludere il video qua, ma prima volevo ricordarvi nei commenti, se volete, a parte commenti così di qualsiasi genere, se avete qualche richiesta, qualcosa che vi interessa che io vi faccia vedere, non lo so, se avete qualche suggerimento, qualche consiglio, se dico anche delle cavolate, se dico delle stupidaggini, fatemelo sapere nei commenti, che io così in qualche modo imparo qualcosa anche da voi e magari riesco a sistemare un po' le cose, magari faccio anche un errata corrige se c'è bisogno, piuttosto che se avete delle idee di qualcosa di cui volete vedere qualche cosa, io posso cercare di capire e se sono in grado di poter fare qualcosa per voi, in modo da cercare di accontentare anche voi che magari mi guardate così, in maniera così da far partecipare anche voi un po' a questi video. Bene, per questo video è davvero tutto. Ricordatevi di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!